Buonasera, ben collegati a questo webinar. Vi do il benvenuto a nome del Centro Iperbarico di Ravenna. Io sono il dottor Lega e oggi vi parlerò dell'osteonecrosi asettica della testa del femore. Al termine della breve presentazione sarò a disposizione per rispondere alle domande che intenderete farmi e che alcune sono già arrivate, quindi incominceremo da quello. Di cosa parliamo? Parliamo di questa lesione, vedete quella parte scura, questa è la lesione classica dell'osteonecrosi, immagine di risonanza magnetica, immagine di radiologia tradizionale, vedete quella lesione indicata dalla freccia, questa già se si vede in una radiografia tradizionale significa che la lesione ha già una certa gravità, altrimenti è visibile solamente la risonanza magnetica come appunto potete constatare nella immagine di destra. Che sintomi lamenta il paziente? Lamenta il sintomo dolore, ovviamente, lamenta il sintomo dolore con varie irradiazioni, un dolore che può essere irradiata linguine e quindi può simulare un ernia inguinale, un dolore che può essere irradiato al gluteo e alla gamba, simulando questa volta un'ernia discale, può simulare anche una lombocefalgia, per cui con una negatività della radiologia tradizionale capirete come la diagnosi precisa si possa ottenere soltanto attraverso l'esame che si chiama appunto risonanza magnetica. Perché mai andiamo incontro a una patologia di questo genere? Ma per vari motivi. Innanzitutto perché nel territorio osseo interessato non arriva l'ossigeno di cui l'osso ha bisogno in quel momento. Questo si chiama ischemia, può essere dovuto a un disturbo della circolazione capillare, ma può essere anche dovuto a una richiesta eccessiva di ossigeno che la circolazione locale non riesce a provvedere, cui la circolazione locale non riesce a provvedere. Questo è appunto causato da sforzi eccessivi, da lunghe passeggiate senza un'adeguata preparazione. Poi c'è tutta la patologia che riguarda la nostra cattiva abitudine alimentare, l'uso eccessivo degli alcolici per esempio, oppure terapie prolungate a base di cortisonici, oppure il classico stress ossidativo che è quell'insieme di patologie che sono responsabili dell'invecchiamento. Invecchiamento di che cosa? Invecchiamento delle cellule, invecchiamento degli organi, invecchiamento dei tessuti. Da che cosa è causato lo stress ossidativo? Lo stress ossidativo può essere causato da eccessiva esposizione al sole, da una cattiva alimentazione, dall'eccesso di fumo, anche dallo stress lavorativo o familiare, dall'abuso di alcol. Nell'immagine che vedete abbiamo rappresentato una coppia di atomi di ossigeno che compongono la molecola, vedi, due atomi azzurri sono i due atomi di ossigeno, se perdono un elettrone diventano un radicale libero che è potenzialmente nocivo. Torniamo al nostro osso e ricordiamoci che l'osso è un tessuto vivo, non è assolutamente un tessuto morto, l'osso è morto nel cadavere, ma se parliamo di persone in salute, di persone vive, l'osso è un tessuto che si rinnova continuamente, si rinnova ogni anno nella misura del 10%. Come si rinnova? Ma con un equilibrio tra gli osteoblasti e gli osteoclasti si formano gli osteociti che sono le vere cellule che danno consistenza all'osso. Mi direte, a che cosa serve l'ossigenoterapia iperbarica in questa fase? In questa fase l'ossigenoterapia iperbarica stimola questo turnover dell'osso, mantiene sempre fresca la deposizione degli osteociti, ma innesca anche la produzione del monossido d'azoto. Monossido d'azoto, chiamato anche ossido nitrico, è un prodotto che riduce quello stress ossidativo che abbiamo visto prima essere nocivo. Come fa a ridurlo? Aumenta la produzione degli enzimi che ripuliscono il nostro organismo, gli enzimi cosiddetti spazzini, e l'esempio pratico è la superossido dismutasi, che è l'enzima più frequente, che è quello che aumenta l'energia del mitocondrio. Che cos'è il mitocondrio? Il mitocondrio è un organismo che fa parte della cellula, è quello che così molto semplicitamente possiamo definirlo e paragonarlo alla pila del nostro telefonino. Se noi ricarichiamo la pila del nostro telefonino avrà una vita
prolungata avrà un'efficienza migliore. Se ricarichiamo il mitocondrio, la nostra cellula avrà una vita migliore. Se avrà una vita migliore la cellula, avranno una vita migliore i nostri tessuti, quindi anche i nostri organi. Altra funzione dell'ossigenoterapia iperbarica è quella di ridurre l'edema e ridurre l'infiammazione. Questo porta alla riduzione del dolore, che è appunto il sollievo che il paziente cerca. Qui abbiamo un esempio di un risultato conseguito. Vedete, cerchiate il danno prima del trattamento, il danno a terapia consolidata, a un controllo a distanza dopo 12 mesi, vedete che è scomparso tutta l'immagine alla risonanza magnetica, sempre tutta l'immagine che è riferita alla zona osteonecrotica. Qual è il protocollo che seguiamo con il paziente iperbarico? In genere facciamo 30 sedute, 40 sono nei casi in cui ci sono patologie associate, in caso di lesioni gravi. È un pacchetto, non facciamo soltanto terapia iperbarica, ma offriamo anche un supporto fisioterapico che prevede lo scarico ponderale, di cui vi parlo fra un attimo, che comprende un supporto di terapie farmacologiche, che comprende anche una magnetoterapia che il paziente farà a casa per un periodo abbastanza lungo, di 6-8 ore, quindi noi consigliamo sempre di farla nottetempo. E queste sono le frequenze: frequenza 75 Hz, intensità 22-28 Gauss, sono le regolazioni dell'apparecchiatura della magnetoterapia. In che cosa consiste l'ossigenoterapia iperbarica? Consiste in queste 30 sedute, 15 delle quali vengono effettuate a una certa pressione, voi vedete 2,5 bar che equivalgono a 15 metri sott'acqua, e le prime 15 servono per ridurre l'infiammazione, eliminare le cellule necrotiche, e le seconde 15 effettuate a una profondità diversa, vedete 12 metri sott'acqua, associate ai farmaci di cui parleremo, sono appunto quelle che servono per rigenerare l'osso, per stimolare la produzione di osteociti nuovi. La fisioterapia associata cosa serve? Serve per aumentare il flusso di sangue nei distretti interessati e serve anche per avere un movimento senza caricare. Tutto ciò che sovraccarica l'articolazione è nocivo, per cui il paziente dovrà astenersi dal sollevare i carichi. Tutto ciò invece che movimenta l'articolazione senza caricare invece è terapeutico. Per cui quando il paziente ci chiede che cosa posso fare, camminare pochissimo, nuotare molto, perché il nuoto appunto è un movimento che non carica le articolazioni. Tornando al discorso dei farmaci, i farmaci che noi usiamo appartengono alla famiglia degli alendronati, è una famiglia che gli odontoiatri vedono di malocchio, perché a lungo andare potrebbe anche causare l'osteonecrosi della mandibola. Questi effetti collaterali si hanno dopo somministrazioni prolungate, si hanno soprattutto con somministrazioni intramuscolari. La nostra somministrazione è di breve durata, massimo 6 settimane, e la nostra prescrizione è sempre orale, perché la letteratura ci dice che la somministrazione orale è meno carica di complicanze rispetto alla somministrazione parenterale. Che cosa succede quando un paziente ha terminato il primo ciclo che noi gli prescriviamo? Se non si è raggiunto il miglioramento voluto, il miglioramento desiderato, è possibile effettuare dei cicli di richiamo diversi mesi dopo, e cicli di richiamo che consistono sempre in metà sedute rispetto alle precedenti, diciamo 15 sedute dopo le 30 iniziali. Un altro esempio di un paziente che aveva una lesione, vedete, cerchiata prima, che dopo 40 sedute invece ha avuto una risoluzione quasi completa della propria patologia. Per far capire un po' ai profani in che cosa consiste il tutto, abbiamo inserito questa immagine che illustra la camera iperbarica, che illustra il tecnico che aggiusta, che sistema e provvede alla distribuzione delle maschere ai pazienti. Vedete che dentro la camera c'è sempre anche un infermiere. E questo invece è un schermo di cui andiamo molto fieri, che si documenta la concentrazione di ossigeno all'interno delle maschere. Vedete quei numeri? Per avere una terapia efficace, la concentrazione di ossigeno all'interno delle maschere deve essere sempre superiore al 90%. Se questo non succede, come vedete nella
nella finestrella rossa, scatta un allarme e quindi durante il trattamento l'infermiere si reca presso il paziente e corregge il problema che ha causato questo difetto di saturazione. Può darsi che il paziente tenga male la maschera, può darsi che il paziente respiri male, quindi questo è una garanzia enorme, perché se non avessimo questo controllo il paziente potrebbe effettuare 30-40 sedute respirando male, rendendo inefficace tutto il trattamento, e al controllo della risonanza magnetica dopo vari mesi non avremmo ottenuto il miglioramento e ci chiederemo perché è successo questo. Come avviene questo controllo della saturazione? Viene attraverso quel piccolo raccordino che vedete cerchiato, attraverso il quale viene prelevato un campionamento d'aria che viene appunto analizzato e mostrato a monitor nella sua consistenza numerica. Un'ultima cosa per tranquillizzare coloro che si ricordano ancora i fatti tragici successi sia in Italia che all'estero di camere che si sono incendiate. La sicurezza nostra è massima. Intanto noi precisiamo che le nostre camere vengono sempre compresse in aria, mentre in certi stati esteri venivano compresse in ossigeno puro, e questo rendeva il tutto molto pericoloso. La camera viene compressa in aria e c'è un sistema antincendio estremamente efficace. Vedete, in quei due strumenti circolari c'è una pressione che equivale a 12 bar. Il 12 bar equivalgono a 110 metri sott'acqua. Cioè, quindi il nostro serbatoio antincendio è in grado di spruzzare l'acqua dentro una camera anche se fosse a una pressione di 110 metri. Calcoliamo che noi andiamo a 15 metri. E quelle lucine rosse indicano che il nostro recipiente di liquido estinguente è pieno al 100%, è al massimo. L'ultima immagine delle nostre camere vi mostra il sistema di controllo, che è totale. Vedete in alto i sistemi a circuito chiuso che ci garantiscono la visione continua di ciò che succede in camera. Vedete il microfono che serve per mantenere i contatti con l'infermiera che è in camera, e tutta la strumentazione che ci permette il controllo delle pressioni, delle concentrazioni di ossigeno, delle temperature che appunto abbiamo in camera. Ok, io vi ringrazio, sono a disposizione per le vostre domande e anzi comincio a rispondere a coloro che ci hanno già scritto. Per esempio, la signora Susanna ci scrive che è affetta da necrosi bilaterale e sta già facendo terapia iperbarica. Ha fatto 40 sedute più 20 di richiamo, eccetera, eccetera. Sono migliorati moltissimo i sintomi, il dolore è calato, eccetera. È una signora molto attiva perché fa yoga e ha riacquistato la motilità completa delle anche, è contenta, sì, ma non è contenta del fatto che fino a un controllo di risonanza magnetica che ci documenti il miglioramento definitivo, noi non le consentiamo di riprendere tutte le attività sportive, perché il protocollo prevede appunto che il paziente stia a riposo. Ci chiede che cosa può fare, perché aumenta di peso con l'inattività. Certamente può fare nuoto a non finire, può fare tutti quei movimenti che comportano il movimento dell'articolazione senza che questa sia sottoposta a un carico eccessivo. Quindi nuoto e cicletta, o anche biciclette in pianura, adesso che viene la primavera, senza fare salite, senza forzare sui pedali. Questa è la signora Susanna, che ringraziamo per la sua domanda. Poi la signora Donata ci chiede e ci scrive per un problema riguardante il marito. Che ha un'osteonecrosi documentata con la risonanza magnetica, e già non sa bene se a quale stadio appartenga, eccetera, però è una necrosi iniziale. È un necro iniziale, infatti si evince dal referto che si mantiene attualmente la sfericità della testa femorale, non ci sono crolli, quindi è una osteonecrosi iniziale, e quindi ovviamente io le rispondo che è suscettibile di terapia, però ci mancherebbe altro. Se la lesione prevede già un crollo della superficie della testa femorale, purtroppo siamo in uno stadio avanzato che non risente più dell'ossigenoterapia iperbarica. L'ossigenoterapia iperbarica esplica la massima efficacia negli stadi iniziali. Quindi sicuramente alla signora Donata possiamo rispondere che la terapia iperbarica è indicatissima. Ci chiede
provenendo da un'altra regione come si deve comportare, è fortunata perché la regione Emilia-Romagna riconosce questa patologia, a differenza di altre regioni che non la riconoscono. La nostra segreteria la può mettere in contatto con pensionati, alberghi, vari alloggi dove può soggiornare con una convenzione con noi. E noi, per venire incontro a persone che vengono da molto lontano, possiamo anche consigliare un doppio trattamento, cioè due sedute al giorno, che sono defaticanti, quindi una persona giovane le sopporta, una persona anziana le sopporta con più difficoltà, no? Si può fare un tentativo e poi si vede come vanno le cose. Questo appunto, facendo due sedute al giorno, riusciamo ad abbreviare il periodo di lontananza da casa dei pazienti che vengono da lontano. Poi c'è la signora Mirella. La signora Mirella è una collega ematologa che soffre di lupus eritematoso sistemico e che ci chiede: sì, no, non ci sono nessuna signora Mirella, non c'è nessuna controindicazione a fare la terapia iperbarica, assolutamente, non parla del grado di lesione e quindi è necessario vedere la risonanza magnetica, comunque può venire tranquillamente perché il lupus eritematoso non controindica assolutamente il trattamento iperbarico. Rispondiamo alla signora Daria, che ha un marito che ha una severa coxartrosi con deformazione della testa femorale e con usura della cartilagine, presenza focale di aree di sofferenza con edema spongioso della spongiosa ossea. Questo cosa significa? Significa che il marito della signora ha due patologie, cioè una severa coxartrosi e anche delle note di osteonecrosi. Però il paziente ha già effettuato 80 più 20, ha già effettuato 100 sedute di ossigenoterapia iperbarica e sulla severa coxartrosi con deformazione della testa la terapia iperbarica purtroppo non ha efficacia. Questa è una patologia che troverà il suo esito nella protesi, ovviamente, qui si parla di protesi. Ok. Ci sono delle altre domande? C'è il signor Antonello che ci chiede: quanto tempo passa prima di guarire? Allora, ecco una cosa che non ho detto: terminato il ciclo delle 30 sedute, si attendono 2 mesi e poi si fa un controllo di risonanza magnetica. Perché si attendono 2 mesi? Perché le 30 sedute mettono in condizione l'articolazione di migliorare. Se noi fotografassimo l'articolazione al termine delle 30 sedute avremmo un miglioramento temporaneo, un miglioramento parziale. Per avere il miglioramento definitivo dobbiamo attendere 2 mesi dopo il termine del trattamento. Per cui al termine di questo trattamento si vede se la guarigione è soddisfacente, ci si ferma, ci si fa le congratulazioni al paziente che è guarito, altrimenti si propone un ciclo di richiami. La signora Carla ci chiede se può fare delle passeggiate durante la terapia. No, assolutamente no. Bisogna ridurre al minimo i movimenti, bisogna eliminare tutti i movimenti non indispensabili e quindi assolutamente eliminare le passeggiate, e nei movimenti indispensabili alla vita quotidiana bisogna farsi aiutare dalle stampelle, cioè l'articolazione deve essere completamente scaricata. Se l'articolazione e il lavoro sotto carico si danneggia, quindi ripeto ciò che ho detto prima, vietato sollevare i carichi. Se invece l'articolazione si muove senza peso, e migliora il movimento senza carico, è terapeutico, quindi piscina, fisioterapia e riposo. Il signor Vincenzo ci chiede se deve essere a digiuno prima di entrare in camera. No, assolutamente no, perché il trattamento, che dura 90 minuti, è paragonato a un esercizio fisico che fa consumare circa 800 calorie, quindi si esce dalla camera iperbarica un po' stanchi, e quindi aver mangiato prima è utile, altrimenti si riesce ad andare in regime. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio dell'attenzione e vi do il benvenuto al prossimo webinar a nome del Centro Iperbarico di Ravenna.